Cri? Posso entrare se sveglia? Ti ho portato la colazione a letto. I cornetti alle creme erano finiti, ho preso quelli alla marmellata. Io andrei. Ho un problema di lavoro, per cui meglio se mi anticipo. Ci pensi tu alla spesa, piccolina? Piccolina un corno! Perché invece di portarmi la colazione e dirmi tutte queste cose sdolcinate non mi dici come stanno le cose, papà? Che quando vuoi vai a fare sesso con la vicina di casa e che a casa non ci stai più. E non ti inventare queste scuse, perché tu le bugie non le sai proprio dire, papà. Chris, allora per la spesa va bene? Sì, ci penso io. Ok, allora vado. Non resistevo più. Ho soltanto pochi minuti, aspetti da tanto. Mi bastano 2 minuti. No, fare così. Non fare così, ti supplico, siamo per strada. Siamo sempre per strada. Sì, ma... Dio, come sei bella. Come fai ad essere così bella? Io alle 8:30 di mattina, guarda come sono ridotto. Sei bellissimo. Io sono bella soltanto quando sto con te. Non ho fatto tardi, vero? Anch'io ero in ritardo. Nina non trovava lo zainetto. Le inventate tutte per non andare a scuola. Adesso Filippo glielo nasconde. Che c'è? Stavo al telefono con Emanuele. Ieri gli ho detto che stavo in lavanderia. L'altro giorno nel calzolaio. Oggi al commercialista e al lavoro. Tutte queste bugie incominciano a pesarmi. Non è il momento per parlare con i ragazzi. E poi stai tranquilla, davvero. Non sospettano assolutamente nulla. Madre, ho letto con mio padre. Ma che dici? Sei impazzita? Shhh, mancano 5 minuti, eh? L'ho vista l'altra notte dal balcone. Tu ti fai troppe canne, lo sai? Senti, pensalo come ti pare, ok? Ma quelli che ho visto erano i nostri genitori. E ti assicuro che non stavano parlando. Shhh. Che stavano facendo, secondo te? Si stavano baciando. Anzi, molto di più. Erano proprio avvinghiati. Senti, mia madre non si avvinghia agli uomini sotto casa. E di sicuro non si avvinghia a quel troglodita cavernicolo di tuo padre. Bello di testa, capito? Ok, allora spiegami, non hai notato niente di strano questi giorni? Cosa avrei dovuto notare? Ma che ne so, tua madre è distratta, confusa, queste cose così. Ma in effetti una cosa ci sarebbe. Cosa? La macchina. L'ha fatta lavare almeno 3 volte in una settimana. Non che mi dispiaccia, l'igiene è importante, ma mi sembra un po' esagerato. Ma certo, è lì che si vedono. È il loro nido d'amore. Nella macchina? Ma stanno stretti. Appunto, così stanno più vicini. Andiamo, no. Balestieri, Giorgi, un argomento appassionante oggi, eh? Mi fa piacere. Comunque spero che sia esaurito, perché la prossima ora mi sa che mi interrogo. Eccoci. A dopo. Sarebbe la prima volta che mia madre mi dice una bugia, in 16 anni. Sa, fa male. Però quando gli adulti hanno in testa il sesso, sono capaci di tutto. Ma nella macchina, cioè, fanno proprio sesso completo. Lo fanno a metà. E poi mio padre è troppo contento, troppo felice. Ecco qua ragazzi, salute a tutti voi, mi mancherete tantissimo ragazzi. Auguri Michele. Grazie, grazie caro. Beh,
stavi dicendo? Insomma, non facciamo altro. Lo facciamo sempre, continuamente. Insomma, è straordinario. Io non pensavo che fosse così. Complimenti, grazie. Oh, ti aspetto. Ah, com'è? Chi? Questa laurea in quale categoria rientra? A compressione? A getto? In linea? Complimenti, auguri. Grazie, grazie tanto. Allora, ti dicevo, le donne, io le divido in tre categorie. Perché? Per comodità. È come l'accensione dei motori. Allora, prima categoria a compressione, comunemente detta diesel. Che è, insomma, decisamente lento in partenza, ma garantisce tenuta e durata. Secondo, motore a getto, di grande classe. Scatto superbo e risoluzione straordinaria. Anche se ti confesso che non è tra le mie preferite, perché è un po' troppo rumorosa. I vicini si lamentano, certo. Terza categoria, in linea. Praticamente i cilindri sono disposti lungo due linee convergenti verso l'albero motore. Basta una scintilla, sì, e parte subito. Non slitta e quando va su di giri tu la segui che è un piacere. E lei? Ah sì? E Laura? Laura allora è in linea? È tra le mie favorite. E quando scatta la scintilla io non capisco più niente. Senti Michele, io sarà che è troppo tempo che non stringo tra le braccia una donna, però con Laura mi sembra tutto diverso. Con lei è tutto così, non c'è imbarazzo, è tutto così spontaneo, naturale. Intenso, passionale. Non pensavo che il sesso potesse essere così esplosivo. Tutto questo dentro una macchina. Ma se ci avevate un letto sotto mano è che facevate l'impero dei sensi. Il Kama Sutra dice che ci sono tre tipi di uomini: lo Shasha o uomo lepre, il Vrishava o uomo toro e l'Ashua o uomo cavallo. Paolo cos'è? Non mi interessa sapere che animale è Paolo. Non ne farai mica una questione di dimensioni, Maya? Assolutamente sì. Ma come facciamo a spiegarti che l'importante è tutto quello che viene prima? E l'odore che ha un uomo è come ti guarda, come ti tocca, come bacia. Come ti abbraccia? Ah, questa cosa delle donne coi preliminari. Senti, io ve lo devo proprio dire a me, ma no, io non a morte. Ma io lo sai una cosa, io ringrazio Dio che tu sia nata donna, perché altrimenti saresti la personificazione di tutto quello che detesto di più in un uomo. Che vi devo dire? Il sesso con Paolo è...